La Torretta è il nuovo bar attivo dall'inizio dell'estate 2012 nei pressi di Torre Gavettone. Il bar, a pochi passi dal mare, nasce dall'idea di tre giovani molfettesi che quest'anno sono riusciti finalmente a dar vita a questa nuova realtà che, oltre ad offrire un servizio nuovo per i bagnanti, punta a valorizzare una delle spiagge più amate dai molfettesi. Infatti, il nuovo bar, attivo sia il giorno che la sera, ha subito riscosso molto successo tra i bagnanti molfettesi e non. E sono proprio loro, i bagnanti, a cui abbiamo chiesto ai nostri microfoni le considerazioni circa questa nuova attività. Siamo alla Torretta, il nuovo locale sito in Torre Gavettone, e siamo qui con uno dei tre ideatori e fondatori di questo progetto, che è Michele. Allora Michele, ci vuoi raccontare com'è nata l'idea di realizzare questo bel progetto per la città di Molfetta? È nata parecchi anni fa e quest'anno abbiamo deciso di approfondire la cosa e di andare avanti realizzando tutta questa cosa qui. Davvero una bella cosa che avete realizzato. Come sta rispondendo la città di Molfetta? Diciamo che non c'è un molfettese a cui non piace. E tante persone hanno detto che è una bella cosa, un servizio più che altro a una spiaggia, una delle spiagge più frequentate a Molfetta. Ed è un bel modo per valorizzare questa spiaggia. Anche. Senti, invece, avete avuto per caso delle difficoltà per aprire questo baretto oppure tutto è filato liscio? Un po' di difficoltà le abbiamo avute perché diciamo che con l'amministrazione comunale hanno un po' di problemi fra loro, quindi devono organizzare bene come far allestire le spiagge. Per questo abbiamo avuto un po' di difficoltà. Ma adesso sono risolte oppure? Sì, tutte risolte. Ok, quindi un'esperienza da rifare per l'anno prossimo? Sicuramente. Che cosa ne pensi del bar La Torretta? È una bella torretta. Che cosa pensi del nuovo bar che si è aperto? È una comodità comunque per tutti quelli che vengono qui a mare, perché c'è sempre qualcosa di fresco da prendere, perché fa troppo caldo. E tu ne hai usufruito? Sì, sì, ogni volta che veniamo qua comunque andiamo a prendere qualcosa, una granita, una birra, una bottiglietta d'acqua. Ok, e pensi che sia opportuno prendere delle cose qui o portarsele da casa? Entrambe le cose, perché per quanto riguarda le cose da mangiare ce le portiamo da casa, perché la frutta, cetrioli, quant'altro ce li portiamo da casa. Per quanto riguarda le cose da bere, che comunque da casa non arrivano mai fresche qui, conviene prenderle di là. Qual è l'aspetto positivo di questa attività secondo te? Non lo so. Pensi che in qualche modo il bar, La Torretta, abbia valorizzato il Gavettone o comunque la spiaggia molfettese? Sì, è un bar discreto, gente carina, poi il posto è bello, quindi diciamo che... E tu ne hai usufruito? Sì. E quindi pensi che questo progetto sia fruttuoso? Sì, come sì, progetto? Sì, anche la sera è aperto, quindi siamo venuti ieri sera anche. Sì, molto bello. Secondo te qual è l'aspetto positivo di questa attività? Cosa ne pensi riguardo all'iniziativa, quindi a questo nuovo progetto del bar La Torretta? Io penso che sia stata una cosa molto interessante, molto innovativa, una cosa che ha comunque sia dato un valore aggiunto a questa spiaggia che fino a qualche tempo fa era abbastanza deserta, e a dare sicuramente un colore diverso a questa nuova parte di Molfetta. Tu ne hai usufruito? Sì, vengo spesso e volentieri, si sta bene perché comunque sia un luogo fresco, si può tranquillamente stare. C'è qualche nota dolente, però dobbiamo anche metterla in evidenza, che purtroppo si è aperto questo bar e c'è qualcuno che ruba qualche cosa dalle macchine, quindi alla fine le nostre macchine non sono fortemente, diciamo, al sicuro. Però tutto sommato era una cosa che comunque ci voleva. No, sicuramente sì, se ci fosse qualche altra idea in più rispetto a questa, che ben venga. Penso che bisogna valorizzare ancora di più questa spiaggia in maniera forse in maniera più prepotente. Qual è l'aspetto positivo secondo te di questa attività? No, aspetto positivo è che abbiamo delle bevande fresche, birre e cocktail che bisogna assolutamente provarle. Che cosa ne pensi del bar La Torretta? Diciamo che sicuramente è una cosa positiva per alcuni versi. Comunque elimina un fenomeno che fino all'anno scorso era, diciamo, antipatico, del tre ruote, della persona che passava al Gavettone, a Torre Gavettone con questa tre ruote che dava fastidio e quant'altro. Però diciamo che da un punto di vista naturalistico o altro mi sembra un pugno nell'occhio.
però sicuramente ero con un servizio che fino a qualche tempo fa non c'era precluso praticamente. E tu ne hai usufruito? Alcune volte sì, anche se mi sono poi organizzato, perché spesso alcune bevande non sono particolarmente fresche. Hai usufruito del bar La Torretta e hai acquistato qualcosa? Sì. E quindi pensi che sia stato comunque un progetto che abbia valorizzato la spiaggia, il gavettone? Sì, sicuramente è stato molto utile per tutti quanti, sì. Cosa ci trovi di positivo in questo? Cazzo guardio! La possibilità che viene data agli altri comunque di stare insieme, di potersi rinfrescare, di poter ascoltare anche musica, perché c'è anche della bella musica. Quindi era comunque qualcosa che mancava a questa spiaggia e che ci voleva? Credo di sì, sì. Che cosa pensi del bar La Torretta? È una buona iniziativa per Molfetta, per il gavettone e per tutte le persone che frequentano questa spiaggia. Ti è capitato di acquistare qualcosa dal bar La Torretta? Beh, certamente, in quanto assiduo frequentatore di questa spiaggia, acquistiamo diversi prodotti, caffè, birra, granita, gelati. Quindi pensi che in qualche modo abbia valorizzato la spiaggia e il gavettone? Eh beh, sicuramente, perché comunque se prima si era costretti a comprare qualcosa da gente, tra virgolette, abusiva, ora abbiamo regolarizzato il tutto. Quindi ci voleva questo progetto? Sì, serviva, si ha diciamo, fatto sviluppare di più la zona, ha aiutato ragazzi a lavorare e la gente è più comoda.